umano, troppo umano, più che umano. Sirban Padraic, Kohn. Le categorie nietzscheane ci aiutano a meglio, come dire, comprendere le affinità e le differenze di questi personaggi, ovvero di quei problemi che coesistono all'interno di ognuno di noi. Padraic, abbiamo detto, è troppo umano, limita la vita all'esistenza della ripetizione, della costante, come dire, chiusura rispetto all'esterno. Invece, sia Bam che Colm hanno consapevolezza del fatto che questo tipo di vita è un eccesso che riduce l'umano all'animalità e che quindi bisogna cambiare. Tutte e due, insomma, consapevolmente, hanno desiderio di altrove. Solo che l'una si sposta fisicamente in un'altra comunità, mentre Colm rimane nella stessa comunità e questo altrove cerca di costruirla all'interno della comunità di appartenenza. In pratica, il movimento della donna sta a indicare per noi la possibilità di andare a cercare, come dire, un modo per realizzare la nostra differenza, cambiando appunto le relazioni, le persone con cui si hanno relazioni, cercando fondamentalmente di eliminare in un certo senso la storia da cui veniamo. Io mi allontano da questa comunità, vado altrove, da Pescara, che so, me ne vado a Napoli, sicuro che non mi conosce nessuno e quindi là posso rinascere, nel senso che con le persone posso costruire relazioni che magari nell'ambiente di origine non sono in grado di nemmeno iniziare, perché sono vincolato a ruoli precise, categorizzazioni. Insomma, tagliare la storia. Dall'altra parte invece, Colm è in grado di fare un passo, come dire, diverso. L'altrove se lo costruisce proprio all'interno della comunità, certamente sacrificando un po' di cose, a partire dalle relazioni con le persone con cui è abituato a stare, e costruendo un'altra comunità su altre basi, con altre attività, magari per dare un senso, una direzione di cambiamento, di superamento del limite del tempo, del finito, appunto facendo qualcosa che è in grado di essere ricordato un domani anche da persone che non si conoscono. Ecco, in pratica la donna è tipicamente la possibilità dell'umano che è in noi. Quando non stiamo bene in una situazione con delle persone, semplicemente ce ne andiamo o pretendiamo che siano quelle ad andarsene. In realtà la cosa più semplice è andare via e cercare altro. E in pratica quello che succede quando, che so, nelle relazioni sentimentali, a un certo punto ci si accorge che la relazione non può durare, c'è una storia di conflitti, di ostacoli, e allora semplicemente si tratta di cambiare aria. In fondo è la storia stessa dell'umanità che consiste di questi movimenti, di questi come dire, progetti di novità. Naturalmente all'origine c'è sicuramente una questione più materiale, di sopravvivenza fisiologica, ma interviene prima o poi a livello antropologico proprio questa, come dire, questo elogio del cambiamento, del viaggiare, dell'andare verso l'altrove, verso quella terra, quella isola, quella realtà non conosciuta ancora, con tutti i rischi possibili, ma appunto si nega la propria storia per farsene un'altra. In fondo è tutta la cultura moderna, umana, occidentale, che è questa idea. E naturalmente Colm propone un modello ancora, come dire, più complesso e il più che umano. Io rimango umano, ma prendo atto che i limiti che trovo nella comunità io li posso superare costruendo con l'immaginazione qualcosa che non c'è. Quindi, come dire, riuso gli elementi della comunità, scarto alcuni,
quelli che mi portano alla ripetizione, e ne prendo altri per creare una forma nuova. Ecco appunto il più che umano, quello che non scappa dal mondo, dalla realtà in cui vive, ma si limita a cercare di costruire dentro la comunità qualcosa che prima non c'è. In pratica, Coleman è il soggetto che si riconosce come, come dire, incluso nella sua alterità. L'altrove in realtà è la comunità che appunto non gli consente di essere, come dire, diverso da quello a cui l'ha obbligato fino allora. E riconosce in sostanza che la sua imperfezione è nient'altro che espressione dell'imperfezione stessa della comunità, cioè la comunità non può che portare prima o poi a questa sorta di via chiusa, la noia, la ripetizione del non senso. E allora sa anche che la perfezione non si conquisterà mai. In altri posti, nell'altrove desiderato, si ritroveranno appunto altre persone che hanno più o meno le stesse caratteristiche, le stesse pulsioni, gli stessi desideri, per cui dovunque si vada c'è sempre prima o poi la scoperta del vuoto, del non finito. E allora semplicemente il pieno non lo va a cercare lontano, ma lo costruisce in fondo dentro di sé. La imperfezione è in fondo uno spazio di libertà, nel senso che ci sono evidentemente dei vincoli che vengono meno e quindi degli spazi entro cui inventare e in cui cercare appunto qualcosa di nuovo. Questo è più che umano. Quindi le persone che scappano dalla terra d'origine per motivi vari hanno ovviamente ragione, sono appunto umani. È più facile quindi immaginarsi altrove, come dire, ricominciare da capo con altre persone non note, e prima o poi magari si troveranno i limiti, ma nel frattempo si è data vita probabilmente ad un'altra forma di esistenza, si è stato in grado di differenziarsi. Qui invece la cosa è più difficile e quindi si sacrifica in fondo questa, diciamo pure relativamente facile, forma di liberazione dall'uguale, e appunto si costruisce riusando i brandelli, diciamo così, i frantumi di questa imperfezione entro cui si è necessariamente all'inizio condannati a vivere, e li si sceglie come condizione propria, come propria materia di, come dire, produzione di senso. E quindi è quello che, come dire, spiega il motivo per cui molte persone, pur vivendo male l'ambiente in cui si trovano, preferiscono continuare a viverci. Gli animali del film. C'è un asino, c'è un cane. Sono naturalmente analogie dei padroni, stanno metronomicamente in effetti a dire qualcosa dei due padroni. In fondo, che cos'è l'asino? È un animale che lavora, un animale utile, che naturalmente può creare anche una relazione affettiva col padrone, ma fondamentalmente il legame è di come dire, necessità utilitaria. Invece il cane è chiaramente un animale inutile, sta in casa ma non produce nessun servizio, come dire, lavorativo. Quindi sta semplicemente a rappresentare quella possibilità di cooperazione gratuita che è proprio dell'umano quando è capace di allontanarsi dalla sfera animalesca, dalla pura e semplice sopravvivenza utile materiale. Quindi in pratica abbiamo la coppia utile-inutile che appunto si riferisce ai due padroni. In fondo Padraic non è altro che nella sua, come dire, terapia comunitaria del finito, nella ripetizione, abituato a fare solo cose che in qualche modo sono
utili al suo benessere, alla sua sopravvivenza, compreso il fatto di andare al pub con l'amico a creare quella pausa, diciamo così, di senso, altrimenti inesistente. Mentre nel caso del cane di Como, lo vediamo che a un certo punto, quando appunto il padrone sta per tagliarsi nuovamente le dita, prende le tenaglie e con la bocca cerca di sottrarre, insomma, questo strumento di sacrificio, e naturalmente il padrone, ben consapevole, recupera le tenaglie e continua la sua opera di autosacrificazione. Che vuol dire quindi? Che il cane è come dire, un amico, nel senso che ragiona in termini puramente affettivi e evita o vuole evitare quello che immediatamente è percepibile come una perdita, a differenza appunto dell'asino che pensa solo a mangiare e a differenza di Padraic che non immagina manco lontanamente per l'amico motivi, come dire, che abbiano senso nel momento in cui decide di non frequentarlo più. E anche di fronte alle argomentazioni dell'amico, lui è semplicemente attento solo alla propria personale perdita. Quindi un asino, utile, ma chiuso, animale, vero, e un cane, aperto, animale affettivo, quindi umano.